È del tutto evidente che esiste uno stretto legame tra pandemia e i danni diffusi e profondi che l'uomo ha causato all'ambiente naturale. E non mi sorprende che l'inizio del contagio sia probabilmente avvenuto in un mercato cinese in cui si vende fauna selvatica. Nel corso del mio lavoro ho fotografato e visitato diversi mercati e ho visto tantissime specie esposte come una merce qualsiasi nel degrado e nella sporcizia. Il cambiamento che mi auguro per il mondo che verrà è un rinnovato legame tra l'uomo e la natura. Una natura che non deve essere più vista come una risorsa da sfruttare, ma come un bene da proteggere e da tutelare. Non più come un ostacolo, ma come un'opportunità anche per vivere meglio. Credo che ci sia ancora tempo per salvare il pianeta e la nostra specie, perché la natura ha una grande resilienza e se le è dato tempo e spazio saprà rigenerare anche quegli ambienti che abbiamo distrutto. E dunque la mia parola chiave per il mondo che verrà è empatia. Empatia naturalmente per gli altri. Ma credo che sia il momento di estendere la nostra empatia anche per le altre specie che vivono e che popolano questo bellissimo pianeta, perché abbiamo vissuto nell'indifferenza anche troppo a lungo.